Che reazione provoca? Avete fatto caso che ci sono tre reazioni. La reazione dei discepoli qual è? I discepoli come leggono il comportamento di Gesù? I suoi quattro gatti che gli stanno assieme? Che hanno imparato a credere in lui? A fidarsi di lui? Lo leggono attraverso la parola. Vanno a cercare nei loro ricordi biblici cos'è che si può riferire al comportamento di Gesù e cerco di cogliere lo spirito. Poi ci sono i gran sacerdoti, i responsabili del Tempio. Come reagiscono? Sul piano legale, in forma legale. Che autorità hai per fare? Chi ti autorizza a far questo? Che autorità hai per fare un gesto di questo tipo? Non dicono giusto o sbagliato, hai ragione o no. Può darsi che sapessero quel che succedeva? Può darsi che fossero coinvolti in quel che succedeva? Se ti prendo il prota per la percentuale? Può darsi. La mafia l'è mi stata inventata in Sicilia, né? Era già prima. Davanti al fatto si trincerano dietro. L'autorizzazione dov'è? Tu chi sei per? Cosa dice chi ignari quando gli fanno capperati e qualcuno gli dice: ma che Andrea fa? Cos'è che vi rispondono i ragazzi? Anche all'oratorio magari? Secchite? Secchite? Quella chite? In questo modo loro evitano di sentirsi giudicati. Rimbalzano il problema sull'altro. E la reazione di Gesù qual è? Anche Gesù ha la sua reazione. Reagisce come? Risponde con un paradosso, un'affermazione paradossale, quasi assurda. Voi distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo faccio risorgere. Notate, quando distruggete questo tempio avrà fatto così, sono i semi. Voi distruggete questo tempio e è lì. Io in 3 giorni lo faccio risorgere. Cosa hanno capito quelli? Cavolo! Tubo, un tubaccio! Come? Vi ho lì 46 anni a fare e te entrerei! Che si chite, oh, abracadabra! Ah, ecco, qui mi chiedo. Ma Gesù, se voi ci fate caso, date un'occhiata alle righe che ci sono dopo, lui cerca di spiegare loro. Dov'è che ha detto? In quale versetto ha detto? Dove spiega cosa intende con quel 3 giorni, in 3 giorni lo fa. Ci sono altri versetti che spiegano? Quello che viene dopo non riguarda comunque il gran sacerdote, riguarda, abbiamo detto prima, un po' tutti gli abitanti. Questo riguarda i discepoli e non i capi. Non c'è, signori, perché la frasettina, ma Gesù parlava del suo corpo. Quello è Giovanni che lo dice per chi legge, per cui noi 2000 anni dopo siamo avvertiti di cosa intende Gesù, ma chi poi vede da sé che era là. No? E notate una cosa, cosa fa Gesù per aiutarli a capire? Zero. Zero. E questo è il suo comportamento stabile. Nel Vangelo Gesù, quando vede che qualcuno è in difficoltà, mai aggredisce, perché sente Gesù che ti spiega bene queste le robe, mai. Rincara la dose se occorre. E poi dopo dice, esrangete. E lo fa perché ci vuol bene, né? Perché? Cosa denota questo suo comportamento? Vado a pensarci bene. Cosa denota? Prima cosa, il rispetto massimo che ha per noi. Di Foucault, un cervello duprisces, dupril. Cibù. Nelle cose chiare sono butto in Pral. Seconda cosa, lui si rifà molto anche a una tradizione radicata in Israele di fare affermazioni per indovinelli. Queste parabole cosa sono? Sono indovinelli, ci piace o no? E nell'indovinello, nelle parabole, che è sempre l'argutto da Belciar, ma poi che è sempre l'argutino sotto, che è le mie Sechar, che bisogna tirare a fuoro, è l'enigma. E l'enigma non puoi spiegarlo perché se lo spieghi rendi inutile l'indovinello.
Ecco, ma quella è bella chiave di solito. Invece mi è sempre. Ecco, più o meno il campo da Kerr. E terza cosa, perché lui vuole davvero che la nostra risposta, l'atto di fiducia in lui sia libero. Per cui hai la testa, usala, sai che questo è il modo in cui si va in cerca della verità, che la verità non la troverai mai bella spiattellata lì davanti, chiara e tonda, e quando l'hai trovata aderisci senza essere obbligato da niente, da nessuno. Libertà massima. Quando ringraziasci. Ma complico la vita quando dico grazie, che sono il bene. Eh? È vero o no? Oh, lo complico in questi casi con questi insegnamenti particolari, che comunque dobbiamo accettare che lì l'ha fatti sé. Da buon ebreo. È vero o no? Saranno episodi tipo parabolici o saranno episodi realmente? Perché la pratica del primo con l'acqua, il volto della parabola. Notate una cosa. Infatti tutti i Vangeli sono così, ma in particolare Giovanni è un Vangelo detto simbolico, nel senso che lui non racconta niente semplicemente, come nessun Vangelo, non è che ha dovuto inventare degli episodi, delle parabole, fingendo che fossero fatti storici per poter far ragionare. Prendono dei fatti successi e li raccontano in modo, li presentano come parabole, cioè li presentano in modo tale da spingere chi legge a andare. Questo lo potevano fare attraverso parabole, infatti il Vangelo è pieno di parabole direttamente, o può essere fatto anche attraverso i fatti, perché i fatti stessi parlano di Dio, i fatti stessi sono rivelazione. Vi ricordate, siamo nel popolo ebraico qui, vi ricordate come gli ebrei chiamano i libri che noi diciamo storici? Bravo, profetici. Cosa vuol dire? Attraverso quei fatti è Dio che parla. Non vuol dire che inventano i fatti per fargli dire quello che vogliono loro, ma prendono i fatti, li analizzano per capire cosa Dio ha voluto trasmettere al suo popolo attraverso quegli episodi e poi naturalmente li raccontano in modo da aiutare chi legge a capire quello che hanno capito loro. E c'è un po' del. E infatti vi dicevo che Giovanni in particolare scrive anche per chi? Per i filosofi ermetici, cioè abituati proprio a cercare la verità sotto le righe. E per far questo non è che inventa i fatti. I fatti sono quelli che sono, ma lui li riporta sottolineando questo, quest'altro, quest'altro, sottolineando un aspetto, tralasciandone un altro, in modo che chi legge dice: ma perché parla il mio, perché parla di questo che? E in questo modo fa riflettere. Racconta i fatti come fossero parabole, in certo senso. E li fa diventare quindi simbolo di qualcosa d'altro. A noi, sinceramente, che mi frega, chissà, lui è sbatti per aria. È vero o no? O cosa ci interessa se ha cambiato un po' di acqua in vino un bel giorno? A noi interessa invece, interessa molto capire cosa attraverso quei fatti ha voluto dire allora e a noi oggi. Che oggi siamo noi, eh? Oggi quei invitati a cena che rischiano di stare senza vino siamo noi, eh? Oggi che rischiano di mercificare il corpo, il tempio. Ecco, l'ultima cosa che ci vedo, il tempio. Distruggete questo tempio. Io in 3 giorni lo farò risorgere, e poi Giovanni Nota parlava del suo corpo. Per Gesù l'unico tempio che esiste è la persona.